In questo canale abbiamo più volte accennato a una sconosciuta civiltà che, secondo moltissime prove raccolte da studiosi che escono dai recinti accademici prestabiliti, avrebbe lasciato tracce del proprio passato in tutti i continenti, in varie epoche storiche. Una di queste prove è il simbolo di cui voglio parlarvi oggi, presente in svariate incisioni arrivate fino a noi dalle popolazioni del passato. È un simbolo che accompagna figure divine e che assomiglia innegabilmente a una borsa, ed è così che la chiameremo per amor di praticità. Più precisamente, il suo nome è Banduddu e il soprannome che le è stato dato è Borsa degli Dei. La troviamo nelle raffigurazioni dei Sumeri in Iraq, tra le rovine degli antichi templi turchi, nelle decorazioni dei Maori in Nuova Zelanda e negli oggetti di artigianato degli Olmechi in America Centrale, fino a risalire alla sua prima apparizione alla fine dell'era glaciale. Diverse zone geografiche, diverse epoche e soprattutto diverse culture che, a quanto ci è dato sapere, non erano in grado di superare gli oceani e le distanze per scambiare tradizioni o conoscenze. La borsa è decisamente l'elemento che le collega tutte, come fosse parte integrante di un enigmatico puzzle ancora irrisolto, quello della vera storia dell'umanità. Che cos'è questo misterioso simbolo? Che cosa può raccontarci di quanto accaduto in passato? Mettiamo da parte i libri di storia e apriamo la mente a nuove ipotesi e teorie. Una veloce descrizione ci fa vedere questi oggetti come formati da una parte quadrata o rettangolare e una parte superiore che risulta essere il manico. In qualche caso il corpo della borsa è lavorato con motivi decorativi. A volte, come abbiamo visto nel video dedicato a Göbekli Tepe, appare da solo o accompagnato da altri dello stesso tipo, ma la maggior parte delle volte sono figure divine di vario genere a tenerle in mano, proprio come si terrebbe un cestino. Vista la forma, una prima ipotesi vedrebbe queste borse rappresentare il cosmo. Il semicerchio formato dal manico sarebbe il cielo e il quadrato o rettangolo la terra. L'unione di semicerchio e quadrato starebbe a simboleggiare la fusione del cielo con la terra, degli elementi materiali e immateriali dell'esistenza. Come detto, l'immagine della borsa si presenta con incredibili somiglianze in tantissimi rilievi, da quelli degli Assiri dell'antico Iraq a quelli degli Olmechi dell'antica Mesoamerica. Queste due culture potrebbero aver utilizzato tale oggetto come standard di misurazione per calcolare quantità di ingredienti speciali come erbe o bevande utilizzate per alterare la coscienza? Questa è una delle teorie. L'archeologia ufficiale sostiene che contengano oggetti magici o divini che conferivano agli dèi il loro potere e la loro autorità. In alcuni rilievi si unisce a un altro oggetto, una pigna. La pigna è un simbolo che è stato utilizzato da molte culture in tutto il mondo. Lo si ritrova in quella indù, in quella egiziana e in tante altre nel corso della storia. Uno dei suoi significati è il passaggio della conoscenza e della saggezza da una generazione all'altra, ma anche l'importanza dell'istruzione e il valore dell'apprendimento. La pigna è stata anche associata alla ghiandola pineale, che per l'appunto ha questa forma e che si trova nel cervello umano. Alcuni studiosi assegnano ruoli ben precisi alla borsa e alla pigna. La prima non sarebbe affatto una borsa, ma un secchio d'acqua nel quale la pigna andava immersa per poi usarla come una sorta di aspersorio e benedire la terra per renderla feconda durante speciali cerimonie. Il ritrovamento di un secchiello di questo tipo pare confermare l'esistenza di tale cerimonia. Ciò non risolve del tutto l'enigma, perché si torna alla domanda principale. Come mai le civiltà antiche di tutto il mondo, in differenti epoche e separate da centinaia di chilometri, hanno usato lo stesso simbolo della borsa per rappresentare le loro divinità da un capo all'altro del pianeta? Per non parlare delle piramidi presenti in tutto il globo e molto simili tra loro. Le antiche civiltà erano interconnesse in qualche modo e seguivano una sorta di piano uguale per tutte?
Oppure quelli che consideravano dei erano invece esseri arrivati dalle stelle per visitare vari continenti e lasciare questa impressione di presenze potenti, in grado di volare, che trasportavano borse che si credeva contenessero oggetti magici. In effetti, quella borsa non vi fa pensare a quelle che abbiamo visto tante volte in mano agli astronauti in partenza? Queste piccole valigette, chiamiamole così, sono attaccate alla loro tuta con un tubo che fa circolare acqua lungo la rete di tubicini distribuita all'interno della tuta per mantenere fresco il corpo fino all'imbarco vero e proprio. Le nuove tecnologie dell'azienda SpaceX l'hanno ormai resa obsoleta, ma fino a poco tempo fa era ancora necessaria. In quale modo le antiche civiltà avrebbero potuto ritrarre degli astronauti se non come esseri scesi dal cielo, dunque alati e forniti di borsa misteriosa? Sono solo teorie, ma l'accostamento è oltremodo interessante. Trattandosi di raffigurazioni di divinità, deve esserci stato per forza un motivo che ha spinto un numero infinito di artisti di un tempo a raffigurarle mentre reggono quella borsa. O vogliamo chiudere gli occhi e pensare che si tratti solo di una coincidenza? Sarebbe sbagliato, ma a quanto pare sono in pochi a essere interessati ad approfondire l'argomento, mentre la maggior parte degli archeologi indossa i paraocchi e si limita a dare la spiegazione canonica inerente a ciascun singolo popolo, come se questo oggetto o simbolo, che dir si voglia, in comune, non fosse che un dettaglio capitato per caso in decine di bassorilievi, incisioni e statue. È un contenitore usato nei rituali, ci viene detto. Contiene il sapere, la saggezza, il potere delle divinità. D'accordo, ma il punto è un altro, come già ripetuto più volte. Perché lo ritroviamo in così tante raffigurazioni create da diversi popoli che mai sono venuti a contatto tra loro? Come si è diffuso in tutto il pianeta questo concetto di borsa con il manico come contenitore di qualcosa di speciale, tanto speciale da dover essere immortalato sulla pietra? Qual è il mezzo che ha permesso questa diffusione quasi capillare? Nessuno finora ha potuto dare una risposta. Chi pensa che tutto sia ormai chiaro, storicamente parlando, si sente minacciato da queste domande, perché mettono in discussione troppe cose riguardo al passato della civiltà umana che è tutto fuorché chiaro. Seppur breve, questo video vuole incuriosirvi, incitarvi a leggere testi alternativi e ascoltare persone che propongono nuove teorie. La verità è là fuori, era lo slogan anni fa della serie TV X-Files. Là fuori, ovunque manchi una spiegazione definitiva. Là fuori, chissà, forse nascosta nella borsa degli dèi.